sono Edoardo Altavilla, dottorando al Grand Sassos Institute. Io presenterò un lavoro che è stato svolto in collaborazione tra l'unità di studi urbani e quella di computer science. Lì, insomma, vedete un po' di componenti di questa, chi ha partecipato a questa ricerca. Questo tipo di ricerca qui è un tipo di ricerca un po' più quantitativo, un po' più pragmatico rispetto a quelle che sono state le ricerche presentate prima di me. Questo perché la presenza dell'unità di computer science naturalmente richiede anche questo tipo di vocazione. Però, nonostante questo, insomma, c'è bisogno di una premessa che possa introdurre anche la chiave sociologica del tema del trasporto urbano. Il trasporto urbano pubblico è stato un'interpretazione che è stata più o meno implicita in tutti gli interventi. Questo intervento qui invece la tratterà in maniera piuttosto puntuale. Come abbiamo detto, anche il professor Calafati l'ha detto all'inizio, la comunità europea è stata molto attiva nel trattare il tema dei trasporti urbani, che è una dimensione chiave dello sviluppo urbano delle città europee e non solo. Col libro bianco dei trasporti nel 2011 sono state declinate tutte le possibili applicazioni, tutte le declinazioni di una corretta gestione del trasporto pubblico urbano in Europa. Prima su tutti la sostenibilità, il diritto alla mobilità e alla giustizia sociale. Il paradigma del diritto alla città prende le mosse proprio dal diritto fondamentale alla mobilità urbana. Questa nostra ricerca si è mossa in questo modo qua. Siamo partiti da uno stato di fatto, cerchiamo di arrivare ad una possibile un cambiamento nelle politiche nel campo dei trasporti, avendo come obiettivo finale l'analisi dell'accessibilità dei punti di interesse della città dell'Aquila. Per punti di interesse poi dopo vi spiegherò quali abbiamo considerato maggiormente. In questo momento ci troviamo un po' in una situazione intermedia. La situazione intermedia l'abbiamo disegnata come questa direzione che devia un po' dal percorso principale. Però già adesso siamo pronti, ci è possibile darvi qualche elemento, insomma, quantomeno conoscitivo, che va a incidere sulla trasparenza del processo del trasporto urbano. I dati e gli output che siamo pronti a darvi a questo stadio della ricerca sono nell'ottica open data, quindi tutto quello che siamo riusciti ad elaborare verrà rimesso nel sistema nell'ottica degli open data, e gli stessi software che abbiamo prodotto sono software open source, quindi con un impianto preciso ma comunque modificabile dall'utente. Dunque io partirei proprio dalla particolarità dell'Aquila, che è una città dispersa. Questa è una mappa che vi spiega quanto è dispersa, insomma, si parla da distanze, la distanza maggiore dal centro storico è di 21 km, l'ultima frazione a ovest 21 km dal centro storico. E poi potete vedere, insomma, i punti grigi, i cerchi grigi, gialli e rossi. Allora, dunque, i punti rossi sono i punti di interesse che abbiamo considerato, che sono l'ospedale, l'università di ingegneria di Roio, il polo industriale di Bazzano e l'Aquilone, insomma, come centro di servizi, di occupazione anche. I punti gialli sono i progetti case e i punti grigi sono i MAP.
Dunque, io partirei dalla fine perché questa è, come avete visto qui, l'analisi, l'obiettivo, l'analisi dell'accessibilità è in realtà un software. Noi stiamo lavorando verso la messa a punto di un software che possa lavorare sull'analisi dei punti di interesse della città dell'Aquila. E questo software è stato, si chiama è un OTP Analyst, un Open Trip Planner Analyst, e qua potete vedere delle schermate di città dove è stato applicato questo software. Questa è la città di Amsterdam, come potete vedere sul riquadro a destra vengono specificati i punti di interesse, in questo caso sono scuole, e il marker che vedete, quel segno azzurro, è il punto dell'utente che vuole raggiungere in un certo periodo di tempo un servizio, in questo caso le scuole, e quella perimetrazione ci indica quali scuole sono raggiungibili dall'utente in un dato lasso di tempo. Questo è l'esempio di Melbourne in Australia, il layout riguarda più gradienti, insomma, di accessibilità, quindi il gradiente delimitato dal colore viola è un gradiente che racchiude la raggiungibilità da parte dell'utente in un minore, chiaramente in un minore lasso di tempo, e via via andando verso l'esterno il gradiente naturalmente aumenta all'aumentare dell'unità di tempo. Perché questo sia possibile, perché questo sia possibile creare questo tipo di servizio per la città dell'Aquila, ci sono dei sottoprodotti da produrre, che sono sottoprodotti digitali, sono dei dati da produrre da informazioni principalmente testuali, che sono ricavabili dal sito dell'AMA, per esempio, dell'azienda per la mobilità aquilana. In questa mappa, che è uno dei nostri dei prodotti di questa ricerca, potete vedere il reticolo stradale e i puntini rossi, che sono tutte le fermate di tutte le 25 linee di trasporto. Dunque, questi dati sono stati georeferenziati, ovvero sono stati associati a delle coordinate geografiche, e questo tipo di dato non era possibile, non era ancora esistente, insomma. C'era il nome della via, della fermata, la coordinata in formato testuale, in formato di stringa. Noi abbiamo incamerato questi dati e li abbiamo tradotti in formato spaziale, in formato geografico. Questa invece è la georeferenziazione di tutte le linee di trasporto pubblico ad oggi all'Aquila. Che è sempre uno dei sottoprodotti di questa ricerca. Il terzo sottoprodotto di questa ricerca, che è quello poi che è più utile alla creazione di questo software OTP, che sarebbe l'ultima evoluzione di questa ricerca, è un determinato tipo di database, che è il General Transit Feed Specification. Questo tipo di database è un copyright di Google, è una banca dati di cui si serve Google Maps, per esempio, per offrire un servizio che credo tutti quanti conosciamo, insomma, il trip planner. Io voglio andare questo è un esempio di Roma, per esempio, dal quartiere Centocelle, via dei Gelsi, fino al Colosseo, con tutte le possibili opzioni percorribili dall'utente. Naturalmente, considerando la modalità a trasporto pubblico, poi c'è la modalità a piedi, col mezzo privato, eccetera.
Se noi andiamo con Google Maps sull'Aquila, questo servizio non è possibile, almeno fino adesso, e noi cerchiamo di andare verso quell'obiettivo lì. Un primo passo in avanti è la creazione di questo open software che si chiama Buzz On Air, che è praticamente è lo stesso servizio che offre Google Maps, quello che vi ho fatto vedere prima. È stato prodotto in collaborazione dal GSSI e il Dipartimento di Computer Science dell'Università dell'Aquila. E sostanzialmente è lo stesso tipo di servizio offerto da Google Maps. Vedete, punto di partenza, punto di arrivo e le varie opzioni. Dunque, creare un GTFS, che appunto è questa banca dati che raccoglie tutti i dati associabili a un trasporto pubblico, quindi orari di partenza e di arrivo, coordinate delle fermate, coordinate della linea. Creare questo tipo di database è un processo molto laborioso. Il terzo sottoprodotto di questa ricerca infatti è stato la creazione di un software che possa facilitare l'inserimento di dati testuali in quello che diventerà poi il software, il database GTFS. Queste sono delle schermate del GTFS Editor, che è un tool che è già disponibile online. E grazie a dei menu a tendina, insomma, una interfaccia molto user friendly, diremo, permette l'inserimento di questi dati in maniera molto facilitata, insomma, e questo è nell'ottica naturalmente dell'open source, è un tool che è a disposizione di tutti. Chiunque voglia creare questo tipo di servizio per qualunque luogo del mondo lo può utilizzare. Dunque, come abbiamo detto, questi sono tre tool, diciamo, che sono già disponibili, già pronti. Per andare verso un OTP analyst per l'Aquila, che sarebbe appunto la possibilità di disegnare, di calcolare gradienti di accessibilità dei punti di interesse, bisogna lavorare ancora un po', ma è un lavoro tecnico, insomma, un lavoro che richiede solamente un po' di tempo in più. Però rispetto al tempo che richiede, insomma, la messa a punto di questo strumento, le applicazioni sono molteplici, perché pensate alle simulazioni che si possono fare avendo a disposizione un software del genere, strategie di localizzazione che ormai sono tra le prime indagini preventive fatte da un'impresa privata, per esempio, per localizzarsi in un certo punto, sapere preventivamente quanto sarà raggiungibile un'impresa, un esercizio commerciale. Pensate a quanto potrebbe essere utile per la pubblica amministrazione nella pianificazione degli interventi. Se la pubblica amministrazione non ha un corpo di informazioni, un corpo conoscitivo condiviso e sicuro, certo, nelle mani, beh, insomma, immaginare una policy dei trasporti che sia poi efficace è molto difficile. Avere informazioni certe sulle criticità di una città in termini di accessibilità, in termini di trasporto pubblico, è centrale per poter avviare un lavoro di policy. In questo momento l'Aquila non ha queste informazioni, quindi noi stiamo cercando, insomma, di dotarla anche di questo strumento aggiuntivo. Adesso voglio farvi vedere un piccolo video che dura veramente 20 secondi, 30 secondi, per farvi vedere un po' come lavora questo, come lavorerebbe un software OTP analyst per l'Aquila. Questo è Parigi, insomma, fate le dovute proporzioni.
vedete, cambiando l'unità di tempo e il marker, che sarebbe appunto l'utente, vengono creati i gradienti di accessibilità. Da quel punto, in quel determinato lasso di tempo, io posso raggiungere quell'area della città. E questo è tutto. Massimo Prospero Cocco, sono in questa veste in questo momento come presidente di un coordinamento di associazioni per la disabilità all'Aquila. Ho difficoltà a leggerlo altro, se qualcuno me lo regge. Sono presidente di un'associazione di coordinamento di associazioni disabili dell'Aquila. E l'occasione era proprio questa, cioè questa dell'accessibilità. E più volte mi sono confrontato con la parte amministrativa di questa città sul fatto che si stava ricostruendo, avevamo l'occasione purtroppo di ricostruire una città e ricostruire una città accessibile. Purtroppo in questi anni, nei 5 anni, da 6-7 anni dal sisma, questo purtroppo non è avvenuto. Si sta ricostruendo una città non accessibile e con tantissime difficoltà per le persone che ne devono soffrire. E che manca? Manca, per esempio, frequentemente vengono costruiti degli edifici in cui l'accessibilità non esiste. E quello che manca esattamente poi è uno studio urbano della connessione fra i vari edifici pubblici, fra un edificio pubblico e un parco. E rimango un po' sorpreso, per esempio, a vedere che si stanno facendo i sottoservizi, si stanno rompendo tutte quante le strade e non si sta pensando a un'accessibilità per tutte le persone. E non esiste un piano abbastanza chiaro e efficiente su questo. Voglio dire questo perché la disabilità, specialmente nella mobilità, è una condizione, non è una malattia. Che significa? Significa che se la città mi offre una situazione agevole, uguale, io vi portare un piccolo esempio ora, in questo momento. Io sto qui parlando, non sono potuto andare lì sopra perché qui dietro ci sono 3 scalini e comunque lì sta posizionato il microfono abbastanza alto, per cui mi trovo qui in una situazione diversa, in cui la mia diversità pesa ancora di più. Allora, qual è l'idea che è quella di sedersi tutti quanti insieme, cioè sedersi intorno a un tavolo e progettare una città accessibile? Questa è l'idea che tutti quanti dovremmo avere. Invece frequentemente succede che chi progetta, specialmente i tecnici, non tengono conto di confrontarsi con le persone o le associazioni che rappresentano il mondo della disabilità. Questo è un ottimo lavoro, è un lavoro da tenerne conto, in cui mi auguro che l'AMA ne tenga conto, perché oltre ai trasporti era da puntualizzare un fatto, che i trasporti devono essere accessibili. Ad esempio, è vero che bisogna collegare le città, bisogna collegare gli spazi, il lavoro, i vari luoghi di incontro, ma fondamentalmente deve essere accessibile a tutti quanti i cittadini. Proprio bisogna sviluppare una rete in cui tutti diventiamo sensibili, e nella quale la città, le persone più fragili possono anche riconoscersi e collaborare a creare una città migliore. Grazie, era semplicemente per segnalare questo problema.